tutti, benvenuti in un nuovo video nella nostra micro cucina, in cucina con Bubina. E per vedere questo nuovo video iscrivetevi al canale. Poi, detto questo, oggi assaggeremo i ravioli dolci di Giovanni Rana. Ta-da! L'abbiamo comprati all'Ipercoop e erano in offerta da 3,99 euro a 2,79 euro. Quindi, perché non provarli? Adesso vediamo come sono questi ravioli. Allora, sono un'edizione limitata, quindi non so per quanto tempo saranno disponibili. Sono ravioli dolci e si possono fare sia fritti che in padella. Adesso ve li facciamo vedere sia fritti che in padella. Proviamo tutti e due i modi. In realtà, sul sito di Giovanni Rana e anche scannerizzando il QR code, ci sono un sacco di ricette. Come condirli, soprattutto, come vediamo come si fanno. Allora, qui dice un ripieno unico e goloso di morbido cioccolato e croccante granella di nocciole, avvolto da una gustosa sfoglia al cacao per regalarti il dessert che non ti aspetti. Proviamo a aprire qui. Wow, odorano tantissimo di cioccolato. No, bei ravioli. Belli davvero. Quindi, per fritti, mettiamo un po' d'olio per friggere. Accendiamo. Nel frattempo prepariamo anche quelli in padella. Allora, in padella dice padella antiaderente e mettiamo 20 grammi di burro. Burro. Ok. E 300 ml di acqua. Con un cucchiaio di zucchero. E 300 ml di acqua. Porta ad ebollizione. Allora, cominciamo a friggere. Ne friggiamo due, simbolici, per assaggiare. Sì. C'è scritto un minuto. Come Ah, guarda come si così? gonfiano, ma anche nella foto sono così. Sono bellissimi. C'ho idea che ne friggerò due per provare e poi le friggo tutti. Allora, minuto è passato. Li mettiamo Voilà. sulla carta perché c'è scritto levare l'olio in eccesso. Nel frattempo bolle l'altra acqua. Two. Questi sono quelli fritti. Belli. Qui ne facciamo. Vedete come luccicano. È sciolto il burro, lo zucchero e l'acqua, ne mettiamo quattro. Sì, basta, rosso. Li facciamo cuocere per 6 minuti finché l'acqua non si sarà ristretta. E noi li andiamo a condire con cioccolato bianco sciolto, fatto sciogliere in microonde, la granella di mandorle e un po' di marmellata che ci è avanzata da quando abbiamo assaggiato le polpette vegetali e quali di Ikea. Potete andarvi a guardare quel video cliccando qua. Dubito che l'acqua si restringerà del tutto perché in teoria ci avremmo dovuto buttare dentro tutta la busta dei ravioli, però noi abbiamo scelto di farne quattro. Diciamo che ce ne sono tanti, nel senso, so una porzione per due di ravioli, Diciamo ma che è se un tu. dolce, quindi questo, cioè se invitate sei persone a cena, quando si potranno invitare sei persone a cena? Questi bastano per un dolce per tutti, anche perché, cioè, Ne fritti. dai due a testa, bella per tutti. Infatti, considerate che dentro ce ne sono 15, 16, quindi 8 persone a cena. Mi raccomando, seguite le regole, non invitate adesso 8 persone a cena. Diciamo che li scoliamo perché tanto non si restringerà mai l'acqua. Basta, stop. Quindi andiamo ad impiattare. Andiamo ad impiattare. Questi sono quelli fritti, ci andrebbe lo zucchero a velo come consiglio, però non ce l'abbiamo, quindi facciamo senza. A me mi ispira più il fritto, Mi ispira ovviamente. più il fritto, sì, però proviamo. Cioccolato bianco lo andiamo a colare sopra. Ma Nonna. c'erano tante ricette, sono andata a vedere sul sito di Giovanni Rana. Ci sono veramente tante, tante ricette. Abbondiamo? Dai, abbondiamo. Basta. Un po' di granella di mandorle. C'erano varie ricette, coi fichi, con la frutta secca, con la frutta. E poi ci mettiamo anche
Però io metterei vicino, non sopra. Marmalade, marmalade. Da intingere la marmellatina, wow, d'Ikea. Tipo così. Andiamo all'assaggio. Via, assaggio. Allora, assaggiamo prima quello fritto? Sì, con le mani. Allora, questo è il raviolo fritto. Capito, Babi? Questo è il raviolo fritto. Che è il nostro raviolo fritto. Assaggio, vai. Croccante. È molto amaro. Molto amaro. Vabbè. Io perché è anche un po' vuoto, se la vogliamo dire tutta. No, mio gonfio. Mio vuoto. Guarda come. Guarda qua. Sei gonfio. Sì, ma io sono del team salato, tutta la vita. Sì, anch'io, però è un po' amaro. Lo provo a intingere nella marmellatina Ikea. Cioè, raga. Billy si vuole coprire. Raga, stuccano tantissimo. Cioè, basta, io sono sazia. È molto amaro. Mi aspettavo qualcosa di più dolce. Intinto è un po' meglio. Sono pesanti. Madonna. Cioè, due a testa sto. Basta, anche uno e mezzo. Cioè, non puoi mangiare una busta. Diciamo intera. Che in quella busta potete essere anche 15 a cena. Sì. Proviamo l'altro. Secondo me questo è meglio, sai. Ma così già mi sembra meglio. Vediamo. Qui c'è la cioccolata bianca che è più dolce, quindi... Sì, molto meglio. Molto, molto meglio. No, fritto non mi è piaciuto. No, non è che non ti è piaciuto. È che è pesante. Pesante. Però c'è parecchia granellina. Parecchio. È buono. Però è un cacao molto amaro. Cioè, si sente forte. Provo a assaggiarlo con la marmellatina. Questo. Così c'è il fresco della marmellata. E questa di che è un po' asprina. Mm-hmm. Il dolce del cioccolato bianco. E l'amaro del raviolo. Gli casca per me. Abbinateci sempre un frutto fresco. Perché se no, mamma mia, fritto pesante, se ne possono mangiare massimo due a testa, secondo me, non di più, e da intingere in qualcosa di fresco, perché è molto amaro, quindi se lo intingete in qualcosa di dolcino, freschino, meglio. Quello cotto in padella con l'acqua, burro e zucchero, meglio. Ma sempre va abbinato a qualcosa, va condito con qualcosa di fresco, perché sono amari. Sono un po' amari. Ho detto amari 100 volte. Amari. Vabbè, sono amari. Amari. Quindi, dal nostro video... C'era la bocca di barca cioccolato? No. Quindi, dal nostro video assaggio dei ravioli dolci di Giovanni Rana è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.